Non posso credere di star per fare di nuovo una intro. Però vabbè. Benvenuti a tutti nel suo canale, sono Pigliato e sono qua questa notte per un nuovo video gameplay di Saw, finalmente. È da tantissimo tempo che non registro, ho anche da poco fatto un vlog per dirvi che purtroppo la causa non è di forza maggiore, purtroppo causa a scuola. E ho cercato di fare mente locale su dove mi ero fermato. E se non sbaglio, mi ero fermato. Mi ero fermato. Aspetta un attimo. Oddio, aspetta un attimo, ragazzi. Aspettate che mi ravvedo perché non. E da qui ci vengo o ci vado? Vabbè, no, vabbè, qua è sigillato per cui. Aspetta. Aspettate un attimo. Aspetta! Ah, allora avevo ragione. Allora avevo dannatamente ragione. Merda. Segno della croce. Allora, ragiona Simo, ragiona, questo deve andare di qua, questo deve andare di qua, questo lo tiro. Ok, questo dovrebbe essere ripulito. Ora, questo lo tiro, ok? Questo potrei tirarlo, ok? Ah. Perché io mi preoccupavo di questa cosa? Allora, prima di tutto, ok. Io sono un masochista anche ragazzi, perché voi dovete sapere che sono le 9 tipo di sera e io sono qua a fare questo gameplay per voi, perché è assolutamente per voi che io faccio queste cose, che vanno tutte per mia salute, ovviamente. Per carità, non esiste che io faccia qualcosa che. Se poi ci sono le lampadine qua in camera mia che fanno brutti rumori e mi fanno. Rigid arm contains. Braccia rigide contengono il codice. C'è qualcosa di utile qui dentro. Sì, ma non posso fare un episodio tutto fatto di cose, di trappole e la Madonna manichini. Ho acceso una luce. Ah, ma qui c'è un 6. Un 6, un 7. Molti numeri, tantissimi numeri. No, non mi dice niente. Madonna, quanto è inquietante! Ah, ok, posso accendere una sola luce alla volta, ok. Io penso che. Braccia rigide contengono un numero. Rumorini, rumorini, troppi rumorini. Cioè io quello che sospetto è che un gruppo di questi maledetti abbia un'ombra che è riflettuta alle 206. Oh. Come vedi la verità rivela. Segreti marciscono una prova del tuo dolore e del suo. La diffamazione non è facile da affrontare. Il codice era 206. Allora, Oswald,
206, 206. Ah, idroterapia. Nel quadro della nostra ricerca sugli stimoli, la stanza da bagno di White Earth sono, le stanze da bagno di White Earth sono state dotate di spruzzatori di acqua fredda e calda. Bagnare i pazienti con acqua fredda li fa entrare in uno stato ipotermico. Secondo la nostra teoria, i pazienti affetti da vari disturbi di iperattività mentale saranno in grado di autocontrollarsi meglio in tale stato. Stiamo cercando inoltre di fare il contrario. La stimolazione dei pazienti mediante acqua bollente può produrre effetti simili, sebbene le conseguenti lesioni epidermiche siano molto più difficili da nascondere a parenti e amici degli agenti. Io sono sempre più convinto che qua dentro erano più pazzi i medici che i pazienti. Ok, con calma, con calma, con calma, con calma. Io però qua ho ancora due... Oh sì, queste mi servono. Ah, ma in effetti qui non c'è un tratto. Perché questa ha ancora due colpi, in effetti, per cui è un po' scarica. Teoricamente sarebbe meglio cambiarla, per cui proviamo. Ok, questo funziona. Questo non funziona. No. No. No, no. Sì. 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 Sì, 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 sì. Sì. No. Allora, forse qua. Allora, 1, 2, 3, 4. Uno qua sì per forza. Uno sì. Ok, uno di questi. No, però questo... Aspetta. Uno di questi e uno di questi. Ok, perfetto. Sì, dai, cambiamo. E ora si torna indietro. Opla. È incredibile come un accendino faccia più luce della torcia, in effetti. Jigsaw, possiamo smetterla con i test, per favore? Vorrei fare un gameplay tranquillo. Oh, trapanazione, mi sa che questo non mi piacerà per niente. Un promemoria, questo ospedale pratica attivamente la trapanazione cranica tramite fuori del cranio per curare pazienti affetti da disturbi mentali generici difficili da diagnosticare. Malgrado la maggior parte dei manicomi non impegni più questo metodo, molti pazienti decedono a causa di un semplice rigonfiamento cerebrale. Una patologia curabile mediante trapanazione. Recentemente abbiamo avuto un paziente colto da allucinazioni che descriveva unicorni che sputavano arcobaleni e a cui è stato diagnosticato un disturbo mentale generico. Il paziente è deceduto in seguito in un rigonfiamento cerebrale dovuto a un leggero trauma cranico non riferitoci. Posso leggere bene, per favore? La trapanazione, una cura medievale, avrebbe potuto salvargli la vita. Io ci muoio di infarto, giuro, io oggi... Io lo so, ma proprio lo so. E sì. Allora, giocato di giorno questo gioco. Ancora, ma figa, giocato di notte. Non so da che parte andare. What? Ma sei pazzo? Ti darò un'altra cosa, devi sbrigarti, se ce l'hai per il gas. Ma vai al mondo. Ma qui non c'è niente. Valvola.
E dove dovrei usarla? Che tra l'altro io sto per morire. Ma dov'è il coso? Ah, eccolo. Ok, aspettate che mi faccio un'altra siringa. Oh. No, aspettate, ma io... Allora, ti vuoi fare sta siringa? Oh, grazie. Ok, raga, dobbiamo sbrigarci. Questo maledetto mi ha teso una trappola bella e buona. Oh no, questo no, questo no. Ok, questo sì. Sì, questo. Questo. No. Sì. No. Allora, stai fermo. Oh. Ok, 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 ok. Questa me la paghi. Questa me la paghi tantissimo, anche perché ho sprecato un sacco di siringhe per questa roba. Maledetto, maledetto bastardo. Sì. Posso smettere quando voglio. Che culo. Buon per te che hai una forza di volontà così grande. No. No. Sì. Scusate, ma questa pistola la devo prendere per forza. No. Sì. 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 No. Sembra un imbecille, ma sì. Sì, no. Allora. Ah, ho sbagliato. Questo. Poi si faceva tipo così. Questo non va. Qua non c'è un... No, non posso. Ok. E però... Eh no, non si può. Non fa. Aspetta. A meno che non posso passare da qui sotto. Aspetta. Togli tutto. Ma quanto siamo? Minzega, 12 minuti. No, vabbè, se riesco in questo tentativo, ok. Se no mollo tutto e vado via il chat. Non si può vedere una roba così. E vabbè, adesso che ho fatto sta cosa. No, non so. E no, non so. No, nemmeno qua. Ma vado via il chiappo, va. No, non ho voglia di perdermi in barbabietole. Comunque, a son di... Infarti. Possiamo per favore andare avanti? Non dico tanto, 2 secondi. Senza morire di infarto. Che poi tra l'altro a me sembra di tornare indietro. Altri bivi, altre scelte, altre cose, tante belle. A puzzle. Sì, certo, come no. Okay, c'è una spaccatura nel muro. Non lo so, dai. Questo posto si fa sempre più inquietante. Forbici.
Infatti un'uccisione con le forbici non l'ho ancora fatta. Voglio provare a usare le forbici. Lo so che è follia. Ma lo sapete voi. Se follia è il mio secondo nome praticamente. Ma infatti sono tornato indietro. Ma vaffanculo, allora che serve? Non posso spaccare il vetro. Pieces to a puzzle. Come pieces to a puzzle? Che stai cercando di dirmi, Jigsaw? Non so come uscirne. Io sto al mio quale episodio, ragazzi, sono bloccato. Devo controllare meglio qua intorno. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che il ritorno su So vi sia piaciuto. Spero che il mio cacotto vi sia piaciuto. Spero che in tutto vi sia piaciuto. Like, commenti, sharing, sapete come fare. I link alla pagina di Facebook sono sempre in descrizione di ogni video. Se siete iscritti qua su YouTube, iscrivetevi. E un abbraccio, un bacio. Ci vediamo presto. Statemi bene. Ciao ciao.